L'ottimista con Ennio Doris. Mi piace da morire questa sigla, sempre starei ad ascoltarla per ore, ma dobbiamo andare subito da lui. Ennio Doris, ben trovato. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno signor Doris, fa tanto Parigi, la sigla dell'ottimista. Allora, Milano negli anni del boom viveva il rito della fiera campionaria. Chi proprio non ha 20 anni sa perfettamente a che cosa faccio riferimento. Un rito assoluto di massa, anche di chi poi magari non aveva grandi interessi personali, però si andava lì. E da lì una tradizione che è rimasta molto forte a Milano. Ma attenzione, di questo vuole parlarci Ennio Doris. Sta tornando ai fasti migliori, giusto? Certamente, si è svolto dal 12 al 19 novembre. Dopo 20 anni è ritornata a Milano la fiera mondiale del meccanotessile. Meccanotessile che negli ultimi 3 anni aveva sofferto molto in Italia, ma per fortuna quest'anno sta andando molto forte, con una crescita del 9%, superando i limiti del 2012, quindi andando a pre-crisi. E pensate che l'84% viene esportato, l'84%. C'è anche però una ripresa del mercato interno, non solo esterno. 84% esportato, e le aziende italiane erano presenti con 454 stand, occupando un terzo del totale. Pensate che l'Italia è il quarto esportatore al mondo in questo settore, dopo Germania, Cina e Giappone, con una forte crescita del nostro settore, con un fortissimo apprezzamento delle macchine che via via vengono rinnovate, cambiate, inventate di nuovo per essere green, cioè rispettose dell'ambiente, e per ridurre i costi e ridurre le emissioni di CO2. Grazie alle macchine italiane sono stati ridotti di oltre 210.000 tonnellate le emissioni di CO2. Pensate, tutto questo in un settore che era in crisi. Quindi siamo ottimisti, a ragion veduta. Signor Doris, arrivava l'eco della fiera campionaria nella sua tombola quando era ragazzo in Veneto? Arrivava, ed era un appuntamento al quale tutti desideravano partecipare, anche chi non era del settore, anche chi non era coinvolto, per assistere a quello che stava avvenendo come innovazione nel nostro paese. Era una festa. Una festa, la festa del boom, diciamo la verità, uno dei simboli proprio così, assoluti. Proprio assoluti. Così. E stimolava l'entusiasmo e l'ottimismo, ma ci stiamo ritornando, dai. Bene così, è un bel segnale. Grazie al nostro ottimista Ennio Doris, ci risentiamo la prossima settimana. A voi alla prossima settimana, buona settimana a tutti.